Organizzatore e ideatore di Dissonanze. Perché Roma e perché Dissonanze? 10 anni fa abbiamo inventato questo nome, Dissonanze. C'è un libro di Theodor Adorno. Volevamo creare una dissonanza all'interno della città, tra i diversi pubblici che seguivano la musica elettronica, ancora tra l'altro un fenomeno molto di nicchia rispetto ad adesso. Era una dissonanza tra il tipo di proposte che facevamo e le architetture degli spazi che ospitavano i nostri eventi. Ho voluto promuovere artisti che in qualche modo erano al di fuori del mercato qui in Italia, grandi icone, ma anche con artisti che invece nel corso degli anni magari alla prima edizione di Dissonanze erano sconosciuti. Adesso io penso che molte di queste caratteristiche in serie del festival si siano un po' perse. Quindi, a dire la verità, abbiamo compiuto con orgoglio il decennale, ma stiamo già pensando comunque a dei progetti che possono permetterci in qualche modo di restare innovativi sul territorio. Possibilmente anche non solo su quello romano, a dire la verità. Come si organizza Dissonanze? È un gran casino, a dire la verità. Siamo una struttura piccolissima. Tutto quello che va fatto viene suddiviso in maniera equa all'interno dello staff. La parte più difficile per noi è quella che riguarda la produzione del festival, che se dal punto di vista dei media riusciamo a raccogliere un grande interesse, dal punto di vista degli spazi, Roma è ancora una città molto difficile. E andare a lavorare in locations di grandi dimensioni come il Palazzo dei Congressi, che non sono state concepite per ospitare musica dal vivo, quantomeno musica elettronica. Una Dissonanze ci costa quasi 6 mesi di lavoro. Ma dove organizzeresti Dissonanze se Roma non fosse esistita? Ormai quasi da nessuna parte, perché il mercato e la stagione dei festival è pienissima, non c'è ormai quasi un weekend vuoto. E vediamo che l'affluenza che abbiamo da altri paesi, ma anche da altre città italiane, è comunque minima. Ancora adesso si preferisce andare a farsi un fine settimana a Barcellona per vedere festival come Primavera Sound o Sonar. Sono città più economiche, sono città in cui è più facile spostarsi, sono città che in questo momento, faccio l'esempio anche di Berlino, hanno un appeal maggiore rispetto alla nostra città, dove bene o male il tipo di turismo è soprattutto legato a vecchi. Come funziona la selezione degli artisti emergenti? Guarda, noi non abbiamo voluto quasi mai fare delle vere e proprie operazioni di scouting. Ogni anno siamo sempre molto interessati e attenti a quello che accade sul territorio, soprattutto nazionale. Però poco da fare, abbiamo comunque fin dall'inizio avuto un'accezione più esterofila. Abbiamo voluto creare, come dire, ogni anno quella che era una mappatura della contemporaneità, a cercare di portare nel territorio italiano quello che secondo noi era appunto una fotografia delle cose più interessanti che succedevano nel mondo della musica elettronica. L'edizione di quest'anno da cosa sarà caratterizzata? È stata caratterizzata da, secondo me, la fine di un ciclo. Noi abbiamo presentato quello che era il programma secondo me più ambizioso nella nostra storia a livello anche di investimento. Abbiamo visto che comunque il 90% del pubblico viene soltanto perché considera Dissonanze un festone, quando invece noi zitti zitti lavoriamo mesi a cercare di combinare, di organizzare delle esclusive, dei rapporti speciali, e della performance che abbiamo fatto con questo artista olandese che si chiama Edwin van der Heide sulla terrazza della Rapacis, secondo noi è stata molto forte, ma in realtà di fatti si respirava più un'atmosfera da aperitivo fighetto rispetto che ad una reale fruzione in investigazione di quelle che sono poi invece i contenuti artistici di una manifestazione. Insomma, il nostro limite secondo me è stato quello in 10 anni di alla fine aver faticato moltissimo nel presentare Dissonanze come un festival e non come una serie di componenti artistiche che vengono assemblate di volta in volta. In Italia è possibile vivere d'arte? Assolutamente no. In Italia noi ci troviamo veramente a bussare alle porte con il piattino chiedendo l'elemosina, quando nella realtà dei fatti è vero che l'Italia, voglio dire, è un paese che turisticamente è fine a se stesso, nel senso che campa di rendita grazie al turismo storico, in particolare a Roma al turismo religioso,
E qui è già tutta piena, non ha bisogno di organizzare eventi che siano più concentrati sulla sperimentazione. Ci sono legami fortissimi, come sempre, con la politica, quindi la cultura ad alto livello si sposa con la politica. E noi da questo punto di vista siamo indipendenti rispetto a... Quanto nichilismo c'è in Dissonanze? Non nascondo che quel tipo di deriva nichilista che si vede nei giovani, come negli stadi, è chiaro che si riversa poi nel mondo della notte. Noi stiamo provando, abbiamo provato in ogni modo a offrire anche dei contenuti diversi, a offrire forme di intrattenimento consapevole. Io sono molto curioso adesso di cimentarmi, voglio dire, in possibili potenziali sviluppi del festival. Adesso io credo che sia giusto per la nostra struttura concentrarsi però su format diversi. È cambiato il panorama, è cambiata la forma artistica, adesso la musica elettronica è diventata un fenomeno pop. Quindi l'obiettivo è quello di essere sempre Dissonanze nello spirito e per trovare sempre quella che può essere una mappatura della creatività contemporanea.